Ragazzi, ciao a tutti, questa è un'occasione molto speciale, siamo all'interno, come potete vedere, di un simulatore di Boeing 737-800, sarà veramente un video molto speciale. In questo momento stiamo per simulare un reale volo di linea, cercheremo magari di illustrarvi le fasi principali, quello che avviene diciamo in una cabina di pilotaggio. Premetto una cosa, io sono, come dico sempre in ogni video, sono un grande appassionato d'aviazione, non ho alcun tipo di qualifica, non sono un pilota, non ho assolutamente mai studiato questi argomenti a livello professionale, però mi sono molto, da molto tempo mi sono avvicinato al mondo della simulazione, quindi questa è la mia prima volta in una cabina di pilotaggio di questo tipo, con tutti gli switch, le leve, qualsiasi cosa che vedete in questa cabina di pilotaggio è precisa, identica a come sarebbe su un vero Boeing 737-800 e quindi nulla, procediamo subito con questa esperienza e cominciamo subito con la preparazione della cabina di pilotaggio. In questo momento ci troviamo a Milano Malpensa, faremo un volo con destinazione Zurigo, un breve volo da circa 30 minuti, 35 minuti. Quindi in questo momento ci troviamo parcheggiati al gate, l'aereo è completamente spento, non ha alcun tipo di alimentazione e cominciamo adesso quindi a avviare l'aereo come se fossimo piloti appena arrivati in cabina di pilotaggio al primo volo della mattina e cominciamo subito. Perfetto. Allora, intanto il primissimo passaggio che dobbiamo fare quando arriviamo a bordo del nostro cockpit è dare corrente. Certamente. Quindi, il primo switch da attivare è la battery. La batteria, eccola qui. Perfetto. E si illumina. Esatto, tutto. Da questo momento siamo alimentati dalle batterie e abbiamo poi altre tre alternative di sorgenti elettriche. La prima che vedi disponibile è la Ground Power. È un generatore esterno all'aeromobile che viene agganciato sotto la cabina di pilotaggio e che ci fornisce la corrente necessaria per tutte le operazioni di avviamento dell'aeromobile. La seconda è l'APU, cioè l'Auxiliary Power Unit, una turbina, un motore che è in coda all'aereo che in assenza di GPU ci fornisce esattamente la stessa corrente, pescando però da una delle pompe del carburante, quindi da uno dei serbatoi, e ci dà la possibilità appunto di avere la nostra corrente. Una volta che ci saranno i motori avviati, invece, i generatori verranno portati on bus, come si dice, tra engine 1 ed engine number 2, quindi non avremo più bisogno né dell'APU né chiaramente in alternativa della ground power. Perfetto. Ora in questo momento, come vedi qua, abbiamo acceso il segnalino del battery discharge, che significa che stiamo scaricando la batteria perché esatto, non abbiamo attivato nessuna fonte alternativa, quindi possiamo attivare la GPU visto che è disponibile. Ed eccoci qui. Perfetto, in questo momento abbiamo la corrente fornita dalla ground power, come vedi qui abbiamo la controprova che effettivamente stia funzionando e come senti si avvia anche questo suono di fondo che sono appunto tutte le utenze dell'aeromobile che vengono alimentate. Il flusso diciamo corretto di partenza prevede, subito dopo aver dato corrente, quello di inserire le emergency exit lights, quindi lo abbassiamo. Perfetto. Cinture di sicurezza, segnale on. In questo caso lo abbiamo messo perché abbiamo già fatto carburante, quindi abbiamo già il carburante a bordo. Qualora dovessimo fare operazioni di refueling, invece questo dovrebbe rimanere spento, perché nel caso ci sia un problema durante il refueling e dobbiamo sbarcare l'aereo il più velocemente possibile, chiaramente le cinture devono essere già slacciate. Quindi in questo caso, avendo già completato tutte le operazioni di refueling, le fasten seatbelts vanno quindi on. Ci spostiamo qui in basso sul throttle quadrant, dove dobbiamo portare le leve in avanti per sentire il famoso warning del take off configure. Eccolo qua. Questo ci segnala, nel momento in cui appunto non ci sono le condizioni per il decollo, che appunto c'è qualche cosa che non va. Adesso c'è più di una cosa che non va: abbiamo il freno parcheggio, abbiamo i flap che non sono nella condizione di decollo, non abbiamo gli autobrake settati, quindi è giusto che lui suoni. Ok? Non è per niente pronto al decollo. Perfetto.
Subito dopo aver fatto questo primo warning, andremo invece a controllare la parte dell'antincendio. Allora, la parte dell'antincendio è data da questo interruttore che vedi qui a sinistra, che ha la possibilità di essere switchato a sinistra o a destra. La prima volta lo switch a sinistra e lo tieni premuto, controlliamo che i due, le due lampadine funzionino, quindi ci diano effettivamente il fault, come vedi, e l'inoperatività eventuale appunto della APU. Benissimo. Sempre lo stesso, tenuto verso destra, invece accende il nostro sistema di antincendio. Nel momento in cui è acceso, adesso te lo rifaccio, sì, si accende anche il master e il fire warning. Questo, mentre lo teniamo premuto, lo schiacciamo per vedere che effettivamente smetta il cicalino. Dall'altra parte di qui invece hai un altro selettore a sinistra e a destra che accende l'avviso delle bottigliette di estinguente. Quindi prima a sinistra tre luci verdi, andiamo a destra tre luci verdi, quindi siamo a posto. Facciamo anche la stessa cosa con la parte cargo, schiacciando questo pulsantino qua. Fuoco anche qui, nel caso siamo appunto avvisati anche di questo, ok? Benissimo, benissimo. Una volta terminata questa parte, ci portiamo sull'overhead, quindi sulla parte qua superiore, e andiamo ad alimentare le nostre prese IRS, quindi le nostre piattaforme inerziali. Perfetto, le mettiamo su nav, due scattini, quindi scattini, primo, esattamente, perfetto. Anche quest'altro di qui. Avevo mancato, perfetto, come vedi adesso prima sono andati on DC e poi vanno in align. La line vuol dire che sono in allineamento in attesa di ricevere la posizione in cui ci troviamo in questo momento, che lui interpolerà con l'ultima posizione nota prima dello spegnimento, verificherà con i satelliti e ci darà la nostra posizione attuale con un margine di errore veramente minimo. Come vedi qui abbiamo sul FMC Enter IRS Position, perfetto. Cancelliamo con clear il messaggio, andiamo su FMC, andiamo su IDENT che è la prima, verifichiamo di avere le NAV data, quindi le carte che sono aggiornate, come vedi sono le 22.11, cioè sono quelle di novembre 2022, valide fino al 22 di novembre appunto. Andiamo su POSE INIT, che è Position Initialization, e qui abbiamo i quadratini, come vedi, dove c'è l'IRS Position. Andiamo con Next Page, prendiamo il GPS di sinistra, torniamo indietro e lo copiamo nei quadratini. Qua nella realtà impiegherebbe circa 9, 10, 11, 12 minuti a seconda dell'orario, a seconda di quanto tempo prima è stato spento e via dicendo. Qui abbiamo un allineamento rapido, in circa un minuto avremo la nostra strumentazione completamente allineata. La cosa importante è che esistono due piattaforme inerziali che danno segnale a ciascuna delle nostre due strumentazioni, quindi si controllano a vicenda e nel caso in cui dovessimo avere un parametro differente la mia strumentazione rispetto alla tua, significherebbe che una delle due piattaforme inerziali ha una failure. Quindi dovremmo poi andare a identificare quale delle due è in fail e switchare tutte le strumentazioni su quella che funziona, ok? Esattamente. Bene, tanto che siamo sull'FMC andiamo anche ad inserire il piano di volo, quindi si va su route, perfetto, noi conosciamo la nostra rotta che è Lima India Mike Charlie e no, puoi metterlo di seguito, scrivi Lima Sierra Azzurro Hotel. Ecco, questo lo fai nel momento in cui è una company route, ok? Quindi in questo caso mettendolo su company route, lui cosa fa? Genera l'origine, la destinazione e i tre punti centrali o gli n punti centrali della nostra rotta che vengono già preimpostati all'interno del navigation display con una linea tratteggiata. Rimane tratteggiata fin tanto che noi non andiamo a confermare la nostra, il nostro piano di volo, quindi ad attivarlo. Per farlo andiamo ancora una volta col tasto clear per dire che route loaded l'abbiamo visto, andiamo con il tasto activate e il tasto execute che si accende in verde. A questo punto la nostra posizione, come vedi, sul piano di volo è distaccata dal primo punto rotta, ma i punti intermedi sono stati tutti confermati. Perfetto. Mancano la parte iniziale e la parte finale che non possono essere standard in quanto dipendono dal meteo della giornata. Quindi è il controllore della delivery che ti assegna una pista in uso in base appunto al vento presente in quel giorno sull'aeroporto e in base al tuo primo punto di rotta che hai, in questo caso il nostro è Canne.
Ok. Quindi andiamo su Departure e Arrival, andiamo a selezionare la Departure di Malpensa. Il nostro controllore ci dice che oggi la pista in uso è la 3-5 left, quindi la selezioniamo. Come quasi sempre a Malpensa. Come quasi sempre a Malpensa. A sinistra abbiamo l'elenco delle SID che stanno per Standard Instrumental Departure, ci assegnano la SID che si chiama IRCHE 7 Alpha. Quindi scorriamo. La transition, che in alcuni casi appunto è prevista, è quella che ci lega al nostro famoso primo punto di rotta, che era CAN, in questo caso è CAN 8X-Ray. Andiamo con Execute, e come vedi adesso abbiamo il nostro piano di volo che è legato al nostro primo punto di rotta, che era appunto CAN, ma non con una linea retta, con una strada che vedi è molto più lunga. Questo perché? Perché le rotte di uscita da determinate piste degli aeroporti non sono previste casuali, sono previste con una procedura standard. Essendo CAN un punto già sopra le montagne, noi potremmo teoricamente anche andare dritti per dritti, perché avremmo un aereo in grado di poter salire in quota senza bisogno di fare grandi giri, ma proprio perché sono standard, vengono fatte sull'aereo più lento e più pesante che può fare questa tratta. Certamente. Quindi un 747 che ha bisogno di più tempo deve fare più strada, e dovendola fare lui ed essendo standard la dobbiamo fare anche noi. Certamente. Poi nel caso sei partito in ritardo, il controllore ti dà un diretto, quindi uno shortcut, puoi chiedere appunto di abbreviare la strada. In quel caso, se sei partito in ritardo recuperi, se sei partito in orario arrivi anche nel famoso anticipo. Esatto, in qualche caso. Ok, andiamo a fare la stessa cosa con l'arrival, quindi Departure e Arrival nuovamente. Sì. Arrival di Zurigo. Qui la nostra previsione al momento è di atterrare per la pista 34, quindi ILS runway 34. Scorriamo ancora a destra. Eccola, ILS 34. Perfetto, andiamo con Execute a confermare anche quel tratto di rotta. A questo punto abbiamo tutti i nostri punti, manca di controllare che siano tutti legati uno all'altro, quindi si va su legs, che sarebbero proprio per le gambette del nostro piano di volo, del tratto. Esatto, e andiamo a verificare con il tasto next page di non avere delle discontinuity. Vedrai che la troveremo dopo CAN. Ne abbiamo due, esatto. Vai a prendere Detri e chiudi la prima discontinuity, la seconda è UTXO, stessa cosa, e diamo execute. Perfetto, adesso abbiamo congiunto tutti i punti. Abbiamo congiunto tutti i punti. Andiamo ad inserire le nostre performance. Le performance si vanno ad inserire con il tasto initref. Qui abbiamo un dato importantissimo che è lo zero full weight. Lo zero full weight è il peso dell'aeromobile, il peso delle persone che sono a bordo, quindi i passeggeri con un peso medio adulto bambino, il peso dei bagagli con un peso medio a sua volta del bagaglio, l'equipaggio e i piloti. Perché si separa lo zero full weight dal peso lordo? Perché il computer aggiunge la quantità di carburante che noi abbiamo in partenza, che è sicuramente superiore al carburante che avremo all'arrivo. È l'unica componente di peso che cambia durante il nostro volo. Quindi lo zero full weight lo confermiamo, l'agente di rampa ci dice che sono arrivati tutti i passeggeri che noi aspettavamo, dal nostro load sheet è previsto 54.8 tonnellate, andiamo ad inserirlo nello zero full weight, il computer somma 7 tonnellate di carburante presente in questo momento e ci dà un peso lordo al decollo di 61.8 tonnellate. Mettiamo 2000 kg a riserva, il cost index è un valore stabilito dalle compagnie aeree e indica il grado di efficienza che vogliamo avere su questo volo, quindi più basso è maggiormente l'aereo cercherà di essere efficiente, quindi consumare poco, andrà su meno rapidamente, via dicendo. Chiaramente sono solo dei valori teorici, certo, perché se il controllore poi ti dice di salire ad una certa quota con una certa velocità devi seguire quello che lui ti dice. Esattamente. Il flight level di oggi sarà flight level 200. Okay. Significa 20.000 piedi. 20.000 piedi. Procediamo fino alla pagina Take Off References e andiamo ad inserire i nostri flaps 5, che sono appunto i flaps standard, decollo standard 737. Il computer ci ha calcolato le tre velocità, cioè V1, VR e V2. Perfetto. Le confermiamo con un semplice clic sopra. La V1 è la velocità raggiunta alla quale l'aeromobile, anche in caso di engine failure, prosegue la sua corsa di decollo e decolla, perché non hai più spazio sufficiente per fermarti. La VR è la velocità di rotazione, la V2
è la velocità considerata di sicurezza per portare l'aeromobile al di sopra degli ostacoli ci sono intorno all'aeroporto, si dice una quota minima di 50 metri anche in caso di engine failure. Abbiamo terminato la parte di preparazione dell'FMC. Perfetto. A questo punto il flusso prevede di ritornare sulla parte fisica del cockpit, primo su tutti il light test. Te lo sollevo io in questo caso, andiamo ad accendere tutto quanto, tutte le luci della cabina, tutte le luci della cabina, per vedere che effettivamente in caso di failure ci possano correttamente essere segnalate. Si va a controllare molto velocemente che tutte le luci siano operative, controllo effettuato. A questo punto si passa all'autobreak, che mettiamo in RTO, RTO vuol dire rejected takeoff. Passiamo a questo punto sull'overhead a fare quello che in gergo si chiama il flusso di avviamento, da fare prima della checklist. Ok? Prima cosa, yaw damper, quindi lo yaw damper lo mettiamo in posizione on, quindi il dispositivo anti-imbardata. Scendiamo, apriamo la valvola del crossfeed che mette in collegamento i due serbatoi principali alla destra e alla sinistra. Come vedi, dopo averla aperta si dimmerà la luce, vuol dire che è funzionante. Attendiamo qualche secondo e la luce si deve rispegnere. A questo punto arriviamo alle fuel pump, che cominciamo ad attivare. Attivandole, come vedi, man mano si spengono gli indicatori. Nel caso in cui ci sia una failure rimarrebbe acceso quello corrispondente. Veniamo qua sopra, abbiamo il galley on, quindi tutte le standby power sono tutte on. A questo punto avviamo le IPU, quindi tieni 3 secondi in start, 1001, 1002, 1003, posizione on. Lei più inizia, come vedi, il suo avviamento, impiegherà circa 30 secondi ad avviarsi. Nel momento in cui sarà disponibile la potenza da parte dell'APU, avremo l'APU available in blu, segnato qua, ok? Mentre attendiamo che questa vada in pressione, continuiamo il nostro flusso, quindi ripassiamo, le fast and seatbelts sono come on. Vedete, il flusso va dal lato verso il basso, da sinistra verso destra. Da sinistra verso destra, bravissimo. Arriviamo ai finestrini, quindi tutti e quattro in posizione on. Perfetto. Questi sono i nostri finestrini, quelli che abbiamo qui nella cabina, che vengono pretensionati col calore per far sì che la forte escursione termica che c'è spesso e volentieri tra terra e la quota di crociera, dove mediamente sono circa meno 56 gradi, pretensionando il vetro, chiaramente hai minore possibilità che si possa craccare. Ok? Le più nel frattempo è arrivata disponibile, aspettiamo, e nel frattempo accendiamo la parte idraulica, quindi collegata agli impianti elettrici, per cui abbiamo elettricità, e la parte idraulica si sta attivando. Le porte sono già chiuse, quindi il boarding è già completed, abbiamo già le porte chiuse. I PEX li possiamo mettere in questo momento in auto, così diamo un po' di aria dietro, e anche le recycle fan le mettiamo in on. Perfetto, quindi in questo momento abbiamo acceso tutta la parte di ricircolo dell'aria, esatto. Mettiamo 20.000 nella pressurizzazione della cabina e sotto la nostra landing altitude è 1450. Accendiamo le luci anti-collision light, che vuol dire avvisiamo il personale di terra che siamo pronti alla messa in moto, quindi fra qualche minuto chiederemo l'autorizzazione alla pushback e allo startup. Ok? Finito questo, facciamo la checklist. Questa è la checklist della before start, ok? Ha una serie di punti che il pilot monitoring legge, il pilot in flight deve confermare controllando che la posizione sia anche corrispondente. Ok, te la leggo io velocemente, sì, così la facciamo in maniera piuttosto rapida, però è molto importante verificare che effettivamente tutto sia stato fatto correttamente. IRS mode selectors, che sono quelli delle piattaforme inerziali, sono su nav, gli air pins sono stati removed, il light test checked, le oxygen mask che sono qui di fianco devono essere testate a 100%, qui ovviamente non abbiamo bisogno di ossigeno, sì, ma in quello vero terra. Sì, esatto. Yaw damper è posizione on, navigation transfer and display switches out normal, fuel pumps on, fuel 7000 required, 7000 on board, cabin utilities and galley power is on, emergency exit lights armed, fast and seatbelts on, window seats on, air condition and pressurization packs auto bleeds on,
Pressurization Mode Selectors auto, Parking Brake set, Stabilizer Stream Cutout Switches normal, Wheel Well Fire Warning checked, Radius Rudder and Transponder set and standby, Rudder and Aileron Trims free and zero, Take Off Briefing è quello che i due piloti si raccontano prima di fare tutte queste operazioni relativamente a quello che sarà il volo che effettuano in giornata. Quindi discussed, PA che è il public address, cioè quando il pilota fa il suo welcome on board ai passeggeri, lo abbiamo completato, l'FMC CDU set, ok? Tu che sarai pilot in flight hai correttamente i take off references nel tuo, mentre nel mio invece metto i legs e nel caso in cui il controllore ci dia uno shortcut sono pronto ad inserirlo in rotta. N1 and ES bug, queste sono le nostre tre velocità, N1 and auto, 3-2, 3-4, 4-4, set. Quindi abbiamo riletto ancora una volta le nostre V-speed per la partenza. Doors closed, passenger seated. Questa è la before start to the line. A questo punto si fa la before start procedure che prevede APU on bus, quindi entrambi questi devi portare verso il basso. Perfetto. A questo punto chiamiamo la ground e diciamo di staccare la nostra ground power, quindi la ground power è stata staccata. Dopodiché controlliamo che appunto l'APU sia on. Okay. Andiamo a chiudere i PEX per l'avviamento off, apriamo la isolation valve, APU valve è aperta, perfetto, e andiamo a mettere il transponder in alt off. Ok, la below the line, air condition PEX off, anti-collision light on, parking brake set, transponder alt off. A questo punto siamo pronti per chiedere la nostra clearance per la messa in moto e per il pushback. Quindi in questo caso si contatta la ground e appunto si chiede, anzi prima si contatta la frequenza della ground che appunto ci autorizza allo startup e al pushback. Nel momento in cui ci hanno dato l'autorizzazione si chiama invece la ground sotto di noi per avvisare appunto di qual è la direzione del pushback che desideriamo. Ok, loro adesso agganciano il diciamo il trattorino sotto la nostra alle nostre ruote e ci chiameranno quando sono pronti per dirci appunto da che parte vogliamo andare. La chiamata in questo caso è ground to flight deck. Go ahead. Communication check please and confirm that the brakes are set. Brakes are set. Thanks. Ok, a questo punto loro sono pronti a spingerci, chiamiamo invece la ground in frequency, ground siamo il volo Simulation Project 123, we are ready for start and push, e il controllo ci dirà start and push approved facing south. Ok, quindi andremo verso sud in quanto il nostro decollo è previsto verso nord. Fly deck to ground. Go ahead, cockpit. We are ready for pushback and engine start, facing south. Roger, facing south. The pin is inserted. Release brakes. Brakes are released. Roger, starting the push. Ok, a questo punto stiamo iniziando il pushback, quindi la macchinina ci porta automaticamente nella parte posteriore con il muso verso sud e noi iniziamo la nostra procedura di messa in moto. La procedura è in sequence starting number 2 ed in sequence number 1. Starting number 2, selettore su ground. Guardiamo a questo punto l'engine, che è questo in basso. Quando la rotazione di N2 raggiunge i 24%, alzerai questo e lo porterai nella posizione up. Mantieni la mano lì fino a quando la messa in moto del motore numero 2 sarà completata, quindi finché l'engine sarà stable. Perché si tiene la mano lì? In caso di engine fire, immediatamente dobbiamo chiudere il selettore. Ok, adesso controlliamo che il motore sia stabile. Normalmente i parametri sul 7.3 sono 20, 40, 60. Engine number 2 stabilized, starting sequence number 1. Set parking brakes, please. Brakes are set. Roger,
Ok, a questo punto il nostro Marshall, come vedi, ci fa segno ok. Aspettiamo di vederlo sul lato destro con il pin, col bypass pin che deve essere nelle sue mani. Ok, a questo punto facciamo l'after start procedure, quindi generators on, APU off, start switches continuous, probit on, and PEX auto, auto, isolation valve auto, and bleed APU bleeder off. Perfetto, flaps 5. And before taxi checklist. Ok, anche in questo caso te la faccio molto rapidamente. Generators are on, APU is off, start switches continuous, anti-ice as required, in questo caso off, air condition PEX 8 bleeds on, isolation valve 8, flaps 5 required, 5 selected, 5 indicated and green lights, start levers idle and detent, flight controls, adesso controlliamo i flight controls, full forward, left and right, flight controls are checked, recall is checked. Ok, siamo pronti per la taxi request, a questo punto ci danno la nostra taxi clearance e noi andiamo verso la pista. Abbiamo acceso le luci di taxi e le nostre turn off. Via il parking brake, a questo punto a terra, come sai, l'aeromobile si guida, è l'unico momento in cui si guida l'aeromobile attraverso lo steering tiller, che è prevalentemente la faccia del captain. Andiamo verso il nostro punto attesa della runway 35 left e nel frattempo alziamo i due flight director, prima il tuo in quanto sei pilot in flight, quindi hai il master acceso dalla tua parte, controlliamo 346 su tutti e tre, quindi qui è 345, devi mettere 346, perfetto, adesso giriamo a sinistra. E ci prepariamo al punto attesa dove chiameremo la tower per l'autorizzazione al decollo. Nel frattempo normalmente qui si fa il security, okay? Quindi detto in italiano in poche parole, il pilot in flight avvisa il collega su quali sono le manovre in caso di emergenza in decollo, quindi se succede qualcosa prima della V1 si dice con stop, close the thrust, apply maximum reverse and speed brake. Siamo arrivati al punto attesa, quindi qui ci fermiamo un attimo. Mentre passata la V1 fra 80 nodi, scusami, e la V1 si interrompe il decollo solo in caso di major failure, quindi engine failure or aircraft unable to fly. Se qualcosa succede dopo la V1 si decolla, no more action except landing gear, quindi tireremo sul carrello di atterraggio, heading select, state of malfunction, a quel punto decidiamo cosa fare, ok? Perfetto, riceviamo l'autorizzazione al decollo, landing lights on, auto throttle on e il transponder su Tara. Perfetto. Ok, adesso io ti allineerò l'aereo, sei tu il pilot di flight, quindi cosa succede? Che poi prenderai tu i controlli dell'aeromobile, porterai i motori al 40% della potenza, aspetterai che io, che sono il tuo pilot monitoring, ti dica che i motori sono stabili, a quel punto schiaccerai il pulsante toga, ok? Take off go around, a quel punto le manette vanno avanti da sole, lascerai la mano da qui, le porti entrambi sul volantino, ti chiamerò 80 knots, controlli, abbiamo 80 knots, dici check, dopodiché ti chiamerò V1 rotate e gentilmente porti verso di te. Ready to go? Ready to go. Ok, you have control, set time, quindi AT. Sì. Perfetto. Questo lo mettiamo sospento in maniera che se dovesse esserci qualsiasi cosa interviene un pop-up che si attiva e ci dà un avviso anche visivo di un eventuale failure. Benissimo. Ok? So you have control, take off, 40%. Ok,
aspetta che ti chiamo engine stabilized. Perfetto, engine stabilized, set eco thrust. Via la mano da qua. Perfetto, tieni allineato l'aereo con i pedali. Ok, take off thrust is set, indication is normal, speed alive, 80 knots, check. Piedi set bag up, quindi portiamo la velocità alla up speed intorno ai 220 nodi e man mano che andiamo in acceleration, quando vedi che la velocità arriva sull'indicatore dell'1 che sta per flaps 1, mi chiami flaps 1 e io ritirerò i flap. Flaps 1? Speed check. Stessa cosa quando arriviamo sulla up, ok? Benissimo. La prossima chiamata che ti farò sarà flaps up no light, quindi quando tutti i flaps sono arretrati, a quel punto mi puoi chiamare la after take off checklist. Flaps up no light. After take off checklist. After take off checklist viene fatta dal pilot monitoring in silent, si fa landing gear off, auto brake off, engine start off, si controlla flaps up no light, speed brake out. And after takeoff checklist is completed. Ok, set VNAV and go to flight level 200. Benissimo, adesso l'aereo sta sta salendo, stiamo seguendo la nostra SID, okay? In questo caso, per esempio, il nostro controllore ci dà uno shortcut proceed direct canne, a quel punto io ti inserisco all'interno dell'FMC il nuovo punto direct e tu, sempre continuando a seguire l'FMC, andrai direttamente verso canne anziché fare tutta la strada che abbiamo fatto prima. Questo è il caso di cui stavamo discutendo. Esatto. Qui in questo caso non mi sono dato subito un direct perché finiamo e terminiamo la parte iniziale della procedura, come succede nella realtà, non ti fanno mai andare dritto per dritto. Certo, certo. Quindi arriviamo al primo punto dove poi verrà cancellata la speed restriction che abbiamo fino a Mike Charlie 632 di 220 nodi, raggiunto quello la velocità può accelerare. Ecco perché in questo momento non acceleriamo più di 220 nodi, vedi? Arrivati ai 10.000 piedi dove siamo in questo momento si fanno i tank checks, quindi chiudiamo questo. Le fast and signals sono off, controlliamo la pressurizzazione della cabina che avviene correttamente. And the tank checks are completed. Ok, sono 10.000 piedi. 10.000 piedi, abbiamo già l'autorizzazione a salire a 20, quindi vedi che adesso il bug della velocità salirà a 270 nodi, che è la nostra velocità prevista di salita. Quindi ti farà mettere il muso un pochino più basso per accelerare e seguire appunto la tua rotta in maniera più efficace. Ecco qui, seguiamo il corretto. In qualsiasi momento puoi decidere di utilizzare il pilota automatico attivando il command B che è dal tuo lato. Ora magari fai anche questa turn. Sì, esatto, seguo la virata in manuale. Esattamente, poi manuale, e poi eventualmente quando siamo già sulla parte verso direzione delle montagne possiamo attivare il pilota automatico e se vuoi possiamo parlare di un pochino di cose. Esattamente. Sentiva il command B perché io sono in questo caso il pilot flying, sentiva, pilot in flight. Esattamente. Sentiva il pilota automatico del lato del pilot in flight, esatto. Sono due autopiloti sul sistema A e sul sistema B. Per ovvie ragioni, in caso di failure uno dei due sistemi c'è sempre l'altro che funziona e quindi è preferenziale quello del lato appunto del pilot in flight, ma in caso di failure chiaramente si utilizzerebbe quello che funziona. Stiamo raggiungendo anche la nostra velocità, impostata di 195 nodi.
di fretta. Procedendo con l'attivazione del pilota automatico, abbiamo sì. Siamo sul file director, quindi l'attivazione esatto. Tranquillamente. In questo momento il pilota automatico è attivo. Io non sto controllando l'aereo, non sto tenendo l'approccio, l'aereo si sta pilotando esatto. da solo. Siamo a 13.800 piedi, siamo. Ecco, sul display intanto vediamo che erano apparsi prima quando abbiamo completato il calcolo delle performance. Abbiamo due punti, top of climb, top of descent, che segnano l'arrivo dell'aereo alla quota di crociera stabilita, e il punto al quale abbiamo iniziato la scena. Poi discuteremo della fase di discesa più lunga. Sì. Bene, nel nostro aereo adesso sta viaggiando, stiamo andando le alte in questo momento, stiamo raggiungendo una quota di crociera. Approfittiamo, per chiedere un po' di questa attività, di cosa si tratta, dove ci troviamo. Allora, intanto sì, è un centro di simulazione professionale di volo, come avrete potuto capire, dove la nostra attività prevalente è appunto utilizzare questo simulatore Boeing 737-800, sia per quel che riguarda la preparazione dei piloti che hanno licenze e che prima di affrontare un colloquio di un'assunzione in compagnia necessitano di prendere confidenza con la strumentazione di questo aeromobile. In gergo si chiamano pre-assessment, quindi sono delle preparazioni appunto al colloquio di compagnia, dove la compagnia non pretende che tu sappia pilotare un 737, ma è chiaro che se tu arrivi con una familiarità nella strumentazione farai più caso ad alcune altre cose che invece sono molto importanti, tipo l'interazione con il tuo collega piuttosto che i parametri di volo che l'aeromobile deve essere in grado di eseguire. Questa è una delle nostre attività. Essendo poi, come ben tu sai, il mondo pieno fortunatamente di appassionati e nonché di curiosi del volo. Perché è un ambito che affascina moltissimo. Che affascina tantissimo, assolutamente sì. Abbiamo dato la possibilità a chiunque lo desideri di poter venire qui, di sedersi esattamente dove ci sei tu, con a bordo un istruttore e effettuare un volo come stiamo facendo, eseguendo la manovra di decollo e di atterraggio sempre in manuale. Ormai l'esperienza che abbiamo io e i miei collaboratori fa sì che praticamente non tocchiamo più nulla, noi siamo solo in grado con la voce di poter dare delle indicazioni corrette per effettuare queste manovre. Spieghiamo chiaramente in maniera molto più dettagliata la parte relativa agli strumenti di volo, quindi a quello che ci serve per poter arrivare fino a questo punto, e soprattutto da qui in avanti, cioè la parte più importante, che è quella dell'atterraggio. Non l'avete visto esattamente fare. Tu sei già abbastanza afferrato, di conseguenza non ti ho spiegato tutta la parte relativa appunto all'indicazione della velocità espressa in nodi, sì, l'altezza in piedi, cosa facciamo sul fly diretto, l'orizzonte artificiale, le linee dei gradi, via dicendo, però chiaramente noi le affrontiamo per poter mettere in condizione una persona, anche se per brevissimo periodo di tempo, di essere in grado appunto di pilotare l'aereo. Questi sono, diciamo, i nostri ambiti, cioè il motivo per cui la passione che ho da tantissimi anni per il volo, dal lontano 1999, ha fatto sì che insomma si procedesse con questa attività, e con grande soddisfazione devo dire siamo ormai arrivati al nostro quarto anno di attività, e sono venute tantissime persone, spero tante ne verranno ancora. Certo. È un momento particolare, un momento in cui ci si trova ad affrontare un compito che è quello appunto di pilotare un aeromobile che magari qualcuno semplicemente sogna, qualcuno invece aspira a fare, di conseguenza un primo contatto molto realistico può avvenire appunto in questa sede. E ragazzi, vi posso assicurare che è un'esperienza fantastica, soprattutto appunto dal mio punto di vista da semplice appassionato, che io da ormai sono parecchi anni comunque che uso simulatori desktop come Quiperb, Flight Simulator, tutto quello che volete. Vi posso assicurare che sedervi qui e trovarvi in un cockpit praticamente uno a uno con la realtà ne vale assolutamente la pena. È veramente, veramente un'esperienza incredibile. Appunto, per un appassionato, per un semplice
una semplice persona interessata anche a questo ambito, ed appunto, come dicevi prima, è un'esperienza volta a tutti, un'esperienza che possono portare a casa persone con qualsiasi livello di esperienza, ed è assolutamente consigliato. Certo, questo diciamo è la parte più importante. Chiaramente poi l'utilizzo del simulatore ti consente anche di poter generare emergenze. Certo. Che nella vita reale sarebbe un po' troppo dispendioso effettuare tipo un motore a fuoco piuttosto che una depressurizzazione, un qualsiasi tipo di failure. E la cosa importante è anche una qualsiasi condizione meteorologica, cioè qui io posso impostare in qualsiasi momento del volo una condizione meteo, come un vento traverso piuttosto che un wind shear, piuttosto che un temporale, per verificare il comportamento dell'aeromobile in determinate appunto, condizioni e circostanze. Questo fa sì che sia per le persone che appunto vengono per curiosità o per passione, che per soprattutto i piloti, possano appunto creare delle condizioni talmente realistiche nelle quali misurarsi appunto con il comportamento che l'aereo avrebbe nella realtà. Certo, mentre sia la prova in questi casi. Esatto. Non l'abbiamo specificato prima, non ricordo, comunque adesso stiamo volando in condizioni standard, senza particolari. Esatto, impedimenti. Sì. C'è una bella giornata. Una bella giornata. Esatto. Bene, ci stiamo avvicinando al top of descent. Esatto. E quindi fra poco ti farò vedere un pochino come funziona anche nella realtà. Cioè l'aereo arriva al top of descent e quello è il suo punto ideale di discesa. Ma non è detto che sia il che lo rispetti, che venga rispettato, perché per condizioni di traffico e via dicendo il controllore potrebbe invece tenerti più alto per un certo periodo di tempo. Quindi noi simuleremo un leggero delay nella clearance per la discesa, in modo che poi ti possa anche spiegare con il pilota automatico come funzionano le variabili a disposizione del pilota per appunto effettuare la discesa. Esatto, ecco, ok, lo stiamo sopportando in questo momento. Esatto, vedi che qui una volta che siamo arrivati al punto di top of descent lui inizia a segnare una posizione rispetto al nostro sentiero di discesa ideale. Ci sta avvisando in questo momento che siamo al di sopra del sentiero ideale. Siamo al di sopra, esatto. Noi simuliamo invece di non avere ancora avuto la nostra clearance alla discesa, quindi continuiamo ancora per un pezzettino così. Va benissimo. Okay. Intanto l'aereo ha decelerato leggermente, sono 273 nodi. Esatto. Quindi la discesa, adesso che simuliamo, dai 20.000 piedi, con un po' di ritardo, vedi, siamo circa 1.600 piedi sopra il profilo, simuliamo che ci chiamino in questo momento e ci dicano Simulation Project 123 Descent Flight Level 100. A questo punto, inserendo 100, come vedi l'aereo comincia a mettersi in assetto da discesa, quindi i motori vanno in idle cerca di andare a riprendersi la sua, il suo profilo. Cosa succede in questo caso? Che se noi scegliamo con il VNAV, lui cerca di andare a riprendere il profilo ma perde il parametro della velocità, che nel 737 è molto importante, perché poi fermare un aereo come questo comincia a essere complicato. Quindi la seconda opzione per scendere ai 10.000 piedi è quella di richiamare il level change. Level change che cosa fa? Apre la finestra della velocità e ci dice a che velocità vuoi che scenda massimo. Quindi per esempio gli diamo 300 nodi. Lui cosa fa? Aggiusta il pitch dell'aereo fino a quando raggiunge i 300 nodi. Il profilo però così lo recuperiamo meno velocemente, quindi possiamo decidere di aprire gli speed break. Aprendo gli speed break l'uso dell'aereo, come vedi, si abbassa. Perché? Perché avendo una forza di attrito data appunto dagli speed break, l'aereo è più facilitato, diciamo, nella discesa nel mantenere la velocità che gli abbiamo dato con il level change. Il terzo parametro invece è la vertical speed. La vertical speed è più simile alla VNAV. Impostiamo un radio di discesa con un X piedi al minuto. Ancora una volta la parte più importante diventa il pitch, ma perdi il parametro della velocità. Quindi devi essere molto più attento a far sì che l'aereo possa sostenere quel tipo di radio di discesa
senza poi andare in overspeed o peggio ancora rimanere comunque troppo veloce rispetto alla fase di avvicinamento. Ok, come vedi noi in questo momento stiamo già andando sotto profilo, quindi posso permettermi di chiudere gli speed brake, lui alza il muso, manteniamo la velocità in questo momento a 298 nodi, quando arriviamo vicino ai 10.000 piedi per restrizioni la velocità dovrebbe scendere sotto i 250 nodi, quindi vediamo che cosa ci converrà fare. Okay? Nel frattempo ci impostiamo la frequenza della ILS approach della pista 34 di Zurigo, che è 110.75. La regoliamo sulla frequenza di standby 110.75. Quando sei pronto, TFR, transfer, e la impostiamo in active. La course della pista 34 di Zurigo, per la precisione, è 3.32. Questo è un valore che può cambiare, perché come sai l'inclinazione dell'asse terrestre si modifica leggermente, sebbene di pochi decimi di grado, però ogni tot anni le piste cambiano la loro inclinazione magnetica. Quindi quando arriverà più vicino alla 33, la pista non sarà più la 34, ma diventerà appunto pista 33. Ok? Va bene, continuiamo la discesa a 6.000 piedi. Impostiamo il nostro VNAV, quindi a questo punto l'aereo smaltirà velocità, quindi si porterà alla velocità di 240 nodi che abbiamo settato in questo momento, anche perché stiamo arrivando ai 10.000 piedi, quindi teoricamente avremmo già dovuto rallentare, ma siccome il controllore ci ha detto di scendere successivamente, lui sa anche che la speed restriction in questo momento è un po' complicata da mantenere, quindi ci avrà detto di self-rail level 100 no speed restriction. Ok, qui stiamo entrando in una bella nuvola, per cui come vedi la regola del volo strumentale è assolutamente necessaria per poter volare tutti i giorni dell'anno e senza troppi patemi d'animo. Inoltre faccio notare che nel display di navigazione questa linea curva verde ci indica il punto lungo la nostra rotta al quale noi arriveremo alla nostra altitudine impostata selezionata, esattamente. 10.000 piedi, 10 checks a scendere, quindi fast signals on. Se siamo in una giornata particolarmente fredda e sotto i 10 gradi, come siamo in questo momento, potremmo decidere di utilizzare gli ATIs. Quindi ATIs sugli engine per il momento, e poi vediamo se la temperatura scende ancora, andiamo anche sulle wings ATIs. Ok? Ora, la nostra frequenza, come vedi, si è attivata, quindi possiamo attivare anche l'approach. Esatto, lui rimarrà acceso fin tanto che non intercetteremo il segnale di localizer e glide slope, quindi rispettivamente sentiero laterale e sentiero verticale dell'approach. L'aereo si imposterà a quel punto nella direzione corretta, cominceremo a rallentare sempre di più entrando nel campo di estensione dei flap. Una cosa che dobbiamo impostare è a quale gradazione di flap decidiamo di atterrare, in questo caso oggi sarà un flap 30, quindi lo andiamo ad inserire. La nostra velocità sarà 141 nodi più 5 di wind correction, 146 nodi, questa è la touchdown speed. Ok, adesso aspettiamo di rallentare e di avvicinarci ancora un poco al nostro sentiero di discesa. Possiamo selezionare gli autobrake 2, okay? Ci freneranno automaticamente, la pista di Zurigo è molto lunga, quindi non abbiamo bisogno di spremere i freni al massimo. Andiamo a impostare l'altitudine in barometrica schiacciando, bravissimo, con forza quello lì, eccolo lì, perfetto, siamo andati sulla 1013 che è il QNH di oggi di Zurigo. Sarebbe anche quello standard, in verità non abbiamo cambiato molto, non abbiamo cambiato però tanto, esatto. È importante per forse. Siamo già attraverso del lago di Zurigo, quindi fra poco intercetteremo il localizer, la virata sarà a sinistra, qui l'indicazione passerà da CMD a single channel, che significa che abbiamo intercettato il nostro ILS approach, eccolo qua. Abbiamo catturato contemporaneamente il localizzatore e il glide slope. Esatto, a questo punto iniziamo pian pianino a
sporcare, tra virgolette, no, l'aerodinamica dell'aereo. Siamo già nella platform dei flap fino a 5 gradi, quindi mi puoi chiamare Flaps 1. Ok, Flaps 1. Speed check. Quindi controlliamo di essere esattamente all'interno della finestra e regolo la velocità dell'MCP sul punto 1 che appunto corrisponde a Flaps 1. Se vuoi puoi anche già chiamare un Flaps 5. Speed check. Facciamo la speed anche in questo caso. Prepariamo gli speed brake in posizione arm, gli engine start su continuous, accendiamo le landing lights eccetto la taxi che accenderemo solo esclusivamente quando ci sarà data la clearance for landing. Accendiamo la crew, cabin clearance for landing, perfetto, gli speed brake sono attivi. Adesso siamo a circa 9 miglia, siccome come vedi non perdiamo molta velocità, questo è un aereo che ha veramente un'efficienza pazzesca, gear down in modo che anticipiamo un pochino, l'attrito del carrello farà sì che la nostra velocità scenda in maniera molto più rapida, sotto i 200 nodi entriamo nella platform per flap 15 e mi chiamerai nel momento in cui vedi che la velocità è vicina ai 200 nodi, ok? Bene, flaps 15. Speed check. Ok, da questo momento, in qualsiasi momento tu desideri, con il pulsantino qui a fianco farai l'autopilot disconnect, entrerai in manuale e procederai all'atterraggio, ok? Allora, pronto, disconnect, flaps aperti. Andiamo una VRF Plus 5 che abbiamo detto è 145. A questo punto ci danno l'autorizzazione all'atterraggio. Accendiamo la nostra ultima luce. Impostiamo la minima. Avevo voluto impostarla un po' prima, ma va bene uguale. Adesso sentirai 1000. È la chiamata dei mille piedi. 1000. Acceso. La prossima sarà 500, quindi 500 piedi chiamerò stabilized se sei stabile. Poi arriveranno 200, approcci minimo, minimo. Piccole correzioni, bravissimo. Stabilizzalo così, sei molto stabile. Ferma le ali così, bravo, perfetto, molto bene, va bene, su, guarda, leggermente in avanti, poco poco, bravo, attento all'assetto, adesso non andrà troppo veloce, raddrizza le ali, fermo così, 500, ok, raddrizza le ali, 400, perfetto, fermo così, 300, sync rate. Approaching minimums. Piano piano, non 200, minimums. Muovilo piano piano, lascialo così, è stabilissimo, così va molto bene. Quando 100, ti rimbalzi un centimetro verso di te. 40, 30, 10. Ok, lasciamolo appoggiare delicatamente, spingi in avanti. Speed break up and reverses. Ok. Così, piano, piano, piano. Molto bene. Siamo atterrati sani e salvi. E questo è già una grande cosa. Ok, manual brake. Adesso I have control, quindi sono io che prendo i controlli in quanto a terra ritorno io pilot in flight. Flaps up, quindi sei tu che devi chiudere i flap.
bassa quando entri nel 15, anche nel 5 ci sono due gate, anche nell'1, che evitano che tu possa andare diretto, ok? Esatto. Queste sono le cose. Esatto. Queste sono le cose che appunto noti quando sei in un cockpit reale, nel simulatore casalingo queste non lo noti ovviamente. E infatti essere stabili sull'atterraggio, sul cockpit vero, con le sensazioni reali è molto più complicato ovviamente, molto più immersiva come esperienza. Però eccoci qua, siamo atterrati a Zurigo, sani e salvi, hai fatto molto bene l'ultima parte, come hai visto? Sì, certo, siamo atterrati fuori un po'. Ma non è importante, la center line è una cosa che si prende con l'esperienza. Come diceva il mio primo istruttore di volo, le piste sono larghe 60 metri, sono fatte per essere prese tutte. Quindi anche se atterri leggermente di lato non succede assolutamente niente, non hai fatto un cattivo atterraggio perché non hai preso la center. L'importante è non prendere il prato. Certamente. Ok, adesso sto seguendo la taxiway più o meno, dovrei essere leggermente spostato a sinistra. Arriviamo al gate, così vediamo anche come avviene l'arrivo con gli aeroporti internazionali dotati dell'autogate, quindi del sistema di visual guidance, che è quella che ti dice il punto dove ti devi fermare per avere il tuo finger in corrispondenza della porta dell'aereo. Come vedi là abbiamo l'indicazione, questo, andiamo un po' pianino adesso, ok, quando arriviamo a stop ci fermiamo, parking brake set. Okay. A questo punto abbiamo l'AVIEW che è già stata attivata, la mettiamo on bus. And engine start cut off. E abbiamo spento i motori. Fast and seatbelts off. In questo caso abbiamo detto ai passeggeri che possono alzarsi perché siamo già fermi. Si fa il PA, quindi si chiamano gli assistenti di volo per disarmare le scivole e aprire l'apertura delle porte. Ok. E noi procediamo a fare un flusso al contrario, un warm, perché l'aereo chiaramente poi adesso ripartirà, quindi non è al suo ultimo volo della giornata. Fly the radar off, auto throttle off, il transponder va in alt off, perfetto. Dopodiché lo yaw damper off, le fuel pump off, all the lights off. Quindi la anti-collision a questo punto la spegniamo, significa che il personale si può avvicinare a terra. Queste le avete già in pista perché così si raffreddano intanto sì, che arrivi al gate. Electric hydraulic pump off. Perfetto. No, solo le elettriche. Perché queste rimangono già in off, come vedi. Quando non c'è più la limitazione del motore, non c'è pressione idraulica da parte degli engine. Andiamo a mettere questa a 1000 che è il minimo e 0 invece sulla landing altitude. Spegniamo le luci della logo, perfetto, e a questo punto resettiamo l'FMC andando sul menu maintenance, reset FMS, yes, quindi cancelliamo tutti i dati del volo precedente e a questo punto siamo già pronti per impostare il prossimo volo. Esatto, questo è un warm up, diciamo shutdown, perché poi quello effettivo durante l'ultimo volo della giornata prevede di disarmare le emergency exit lights, spegnere i PECS, spegnere gli IRS e via dicendo, quindi si fa una cosa un po' più completa. Però quello che ci compete lo abbiamo fatto, siamo atterrati sani e salvi, direi che è missione completata. Missione completa, esatto. Bene ragazzi, questo è tutto per oggi. Ringrazio moltissimo Stefano e tutto il personale di Inspiration Project per questa grandissima opportunità. E spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!